Allora, noi siamo stanchi perché veramente da molti anni continuiamo con queste proteste finora inutili perché nessuno ci ascolta, nessuno ci dà una mano e quindi automaticamente noi agiamo di conseguenza perché non si può. Non abbiamo, ora siamo in degli istituti, cioè nell'istituto in affitto, siamo al liceo scientifico. Al liceo scientifico, in turni pomeridiani. Dalle 2 alle 8 per i pendolari c'è molto disagio perché non ci sono autobus per il rientro a casa, non abbiamo delle aule per il normale svolgimento delle lezioni anche di pratica come la moda, i laboratori. Molti vostri compagni, soprattutto quelli di primo anno, hanno deciso di abbandonare la scuola. Sì, di cambiare completamente istituto. Sì. Altri? Per le quinte e per le quarte, perché non possiamo cambiare altri istituti, ad esempio andare in un istituto tecnico, perché da quarto anno in poi dopo dobbiamo fare un esame di integrazione di tutte le materie. Quindi anche un pochino tragica la cosa, no? Deprimente, tragica proprio. Ecco, la responsabilità è della provincia. Perché comunque spetterebbe a lei trovare i locali, voi però chiedete collaborazione anche da parte del sindaco. Certo, sì, questa sì, però visto che siamo a Canicattì, un sindaco può dare anche una mano. Infatti il sindaco si sta mettendo in atto con anche per gli autobus, perché molti ragazzi fanno autobus e oggi come oggi non si sa chi si incontra. Voi intanto proseguite le lezioni, comunque anche se, come dicevate anche prima, fare scuola non è, in quelle condizioni non è sicuramente una cosa molto bella. Sì, sì, infatti. Molti ragazzi si sono già ritirati, proprio non vogliono più venire perché non hanno le possibilità, e quindi sia economicamente che anche per i mezzi e comunque ci stiamo proprio, siamo allo sbando, quindi ci stiamo impuntando, dobbiamo in qualche modo dobbiamo farcela.